Chiede di intervenire il deputato Giovanni Cuperlo, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La mia posizione, quella di altri colleghi in questo voto, è una scelta condizionata alla volontà di non far fallire il percorso riformatore. Io mantengo, come questi colleghi, riserve profonde sull'assetto istituzionale della forma di governo che si sta delineando e continuerò a battermi insieme a loro per le modifiche necessarie. Siamo tutti leali, in primo luogo verso il nostro Paese. Esiste ancora uno spazio per agire, noi lo occuperemo. Ma nel caso il governo si rifiutasse di riaprire il confronto sulle ipotesi di miglioramento del pacchetto complessivo delle riforme, ciascuno si assumerà le proprie responsabilità e io dichiaro da subito che senza modifiche l'equilibrio attualmente raggiunto dalle due riforme non sarà condiviso. Credo di poterlo dire in quest'Aula, in questa giornata, non soltanto da me, ma da un folto e significativo numero di parlamentari. Grazie.